qui avevamo l'ingresso, sostanzialmente, compreso quindi una piccola cosa circolare, a forma circolare, con presunta funzione termale. Qui c'è questo vano a forma di rene, non so cosa significhi essenzialmente, ma non so se può essere una cucina o qualcosa del genere. Questa è una cavalletta indubbiamente, però è una lucertola. Forse qui ci dormivano, più presumibilmente. Se qui c'è l'entrata, penso che questo fosse l'ingresso vero e proprio. Ok, ma sto supponendo. Qui vi è un ulteriore ingresso, in realtà. O forse era chiuso, non lo so. No, è un altro ingresso, per forza, perché non è collegato all'altro ambiente. Con anche qui un'anticamera. Evidentemente questa era la stanza degli ospiti, penso, o non lo so, o comunque era il, come si chiama, cioè il muro è lo stesso, non è un certo enorme, il muro è lo stesso e vedi che, ad esempio, quelle capanne sono separate, quindi non penso che con un'unica costruzione facessero capanne di gente diversa. Secondo me le mosche mi stanno volando addosso perché ho i panini nello zaino. Non penso che fossero due capanne diverse, quindi può essere che fosse tutto della stessa persona, magari era una villa bifamiliare, un nucleo doppio, e quindi la gente faceva un po' quello che gli pareva. Nota come capanna dei supplizi, perché Taramelli si era inventata così, però mi devono spiegare perché supplizi di che è. Però adesso si chiama capanna rotonda, perché effettivamente se tu guardi poi è tutto un grande tondo, tutto il muro perimetrale, senza considerare questo a me in mezzo. DG3.